Sorrento fu desertificata, tutti gli abitanti di Sorrento furono deportati schiavi e lì la situazione divenne gravissima perché lo stesso viceré si rese conto che era un andazzo che non poteva continuare. Nel 1562, dopo aver bonificato la strada nazionale, una volta chiamata delle Calabrie, dove c'è un epitaffio che ricorda la cosa, l'allora viceré Don Parafan de Ribera nel 1563 dà l'ordine generale di costruzione delle torri costiere. Queste torri che andavano da Gaeta via giù fino a Capocolonna, risalivano attraverso il Golfo dello Ionio, poi risalivano ancora lungo l'Adriatico fino a San Benedetto del Tronto, ed erano circa 400, erano state costruite per una doppia ragione. Da una parte dovevano difendere il cabotaggio che navigava lungo le coste a circa 500-1000 metri dalle coste, che trasportava il grano per Napoli. Dall'altra dovevano difendere le popolazioni, come le difendevano, soprattutto dando i segnali di allarme e di evacuazione, come li davano questi segnali. Le torri erano strutturate in maniera tale che fossero fra di loro reciprocamente visibili, con segnali di fuoco di notte e di fumo di giorno. Però per l'allarme alla popolazione, il segnale di allarme era lo sparo del cannone, perché ovviamente di notte la gente dorme in casa, non è che avrebbero potuto vedere né il fuoco né il fumo. Con lo sparo del cannone si rendevano tutti conto che stava vicino un'incursione, quindi l'unica salvezza era la fuga. Ciò premesso, le torri vennero costruite sulla base di 7-8 modelli sostanzialmente simili, ma di grandezza diversa, a secondo della pericolosità locale. Qui abbiamo una che è della massima dimensione. Perché? Perché sulla sua sinistra, davanti a noi, ci sta la spiaggia della Litoranea, che era ideale per gli sbarchi. A destra ci si vede ancora il porticciolo di Torre del Greco, che era un bersaglio ideale. Quindi questa torre fu realizzata secondo la massima valutazione di rischio. La successiva a questa è la cosiddetta torre scassata, che non ha una logica nel fatto che è scassata perché si vede scassata. È scassata perché sta vicino alla scassata, che è la cava di pietre che sta poco più su della torre. Quindi era un'altra torre, più o meno come questa, però costruita sul mare, direttamente a livello del mare, e con la quale corrispondeva. La successiva, invece, verso Napoli, era al Granatello, dove c'era una grossa torre, intorno alla quale poi sarà costruito un fortino. Queste torri, che vennero costruite dal 1563 al 1569, ebbero la dotazione militare già nel 69, quando fu imposta la guardia. A capo di ogni torre fu selezionato un caporale dell'esercito spagnolo, grado che all'epoca corrisponderebbe a un nostro sottufficiale o ufficiale di bassa forza. E comunque era abbastanza anziano da essere utilizzato per ruoli sedentari. A fianco a lui, durante la stagione di massimo rischio, venivano selezionati tre o quattro paesani che, essendo assoldati dall'università, dal comune, venivano definiti anche soldati, e qui compare il termine soldato in italiano. Questa situazione, che inizia con la guardia nel 69, 1569, termina con la conquista francese di Algeri nel 1830. Per dare un'idea dimensionale di quale entità fosse il fenomeno incursivo, vi basti sapere che nell'arco di questi 300 anni furono portate via circa 2 milioni di persone, che fine fecero? Vennero vendute come schiavi e soltanto pochissimi riuscirono a essere riscattati e tornare in patria. Le torri sopravvissero. Nel 1830 le torri vennero dismesse. E alcuni anni dopo, intorno al 1870, vennero vendute all'asta. Tant'è vero, se prendete il giornale di Napoli di quell'epoca, trovate tutto l'elenco delle torri che vennero vendute all'asta. Che fine fecero una volta acquistate? Se stavano in una posizione panoramicamente bella, come
come le torri quelle lì della costa di Amalfi o di Sorrento, come queste, avevano degli acquirenti che bene o male le trasformavano. Se invece stavano in zone impervie, come moltissime, diventavano dei ruderi che ancora si possono osservare. Altre furono distrutte dai terremoti e dalla umana stupidità per la caccia al tesoro che non è mai esistito.